Allora, siamo al mercato. Ah no, devo fare l'intro. Scusa, no, l'intro. Fare l'intro. Vado. Oh, bellissimo. Fumo! Anche il fumo mi sono scordato. Eccolo qua. Riassunto. Dal diario di Qualacqua, la piumata. Mia cara Ulula, combattere contro me stessa è stata una delle cose più difficili che io abbia mai dovuto affrontare. Sono davvero forte. Ho imparato tanto su ciò che sono e che potrei essere. Anche le mie compagne, però, hanno dovuto lottare contro il loro passato. Cornelia è stata attaccata da una strana creatura a tre teste, credo fossero i suoi ex mariti, mentre Mistral aveva davanti il suo maestro, pronto a darle una lezione. Ulula, in qualche modo siamo riuscite a salvarci. Non ricordo bene come, ma so che non mi sono mai sentita così debole. Quando siamo uscite dalla Torre dei Giri, credo che ci sentissimo tutte un po' spaesate. Le mie compagne non sapevano più cosa fare o dove andare. Ho dovuto prendere in mano la situazione e convincerle a seguire la mia guida. Sinin, Cornelia e Mistral si sono dirette verso la biblioteca di Itar. Bisognava assolutamente proteggere Teakital, nascondendola in un luogo sicuro. Io e Cassiopeia, invece, siamo andate verso il mercato. Sì, Ulula, lo so che ti sembrerà assurdo che io abbia deciso volontariamente di restare da sola con Cassiopeia. Infatti, nei primi minuti me ne stavo già pentendo. Pensa che ho voluto per forza passare dal bosco, invece di prendere le strade sicure della città. E una volta dentro, circondate dal buio della notte di Mirabbia, abbiamo dovuto affrontare dei mostri terribili. Ma per sua fortuna sono una barda potentissima e siamo riuscite a sconfiggerli restando illese. Lei così ha capito che sono io ad avere sempre ragione e da quel momento mi ha lasciato prendere tutte le decisioni e siamo finalmente arrivate al mercato che non c'è. Spero che le altre non siano nei guai. So che volevano cercare informazioni su Soti Grabel, al cimitero. Veglia su di loro, Ulula. Hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Non è facile affrontare i morti se non si ha il cuore pieno di gioia, proprio come mi hai insegnato tu. Mi manchi molto, sai? Tua Qualacqua. Signore e signori, eccoci qua! Eccole qua, signore e signori! Le migliori combattenti della Terra Alezia! Non ho mai detto Terra Alezia. Stasera esatto, sono carico, l'altro. Non so se l'avete capito. Siamo al mercato. Il mercato che non c'è, ma che evidentemente c'è. E siamo qui per continuare quello che sembrava effettivamente un momento che poteva diventare divertente. Io lascio la parola alle protagoniste, che in questo caso sono Cassiopeia e Qualacqua. Siete al mercato. Poteva diventare carino, divertente. Poteva. E signore e signori, prego. Noi stavamo cercando di capire i costi del panzerotto e della spugna. Però c'era anche un babà che mi incuriosiva particolarmente. Mi aveva detto che anche per chi era intollerante al lattosio si poteva mangiare lo stesso. Prego, vai. Dialoga. Grazie, Peia. Io voglio tutto. Mi chiamo Giorgio, intanto. Esatto. Comunque. Ah, tu hai detto Cassiopeia e voglio tutto. Mi fai subito, per favore, una stealth? Qualacqua. Bello, iniziamo così, vai. Bene. Facciamolo. Abbiamo iniziato proprio bene. Poteva diventare un momento divertente. Esatto, l'hai detto proprio 5 minuti fa, eh. Vai. Beh, hai per caso qualcosa per aumentare questo, per ritirare questo, per fare... Non hai un lucky, qualcosa tu? Assolutamente nulla. Perfetto. Molto bene. Ah, sì. Posso fare una cosa. Quando io mi rendo conto dell'errore, casto illusione minore mentre sto dicendo Cassiopeia e un suono fortissimo e impedisce al mercante di sentire quello che sto dicendo. Io dico Cassio... Allora, no, perché lo fai dopo, però descrivimi il suono che in caso può... distrarre e far dimenticare la stronzata che hai fatto, perché altrimenti mi dispiace ma non ne usciamo. Prego. Allora, da qua si sente un grosso boato.
Bum, 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 come se fossero caduti delle pentole, degli attrezzi, degli arnesi. È caduto un po' di roba. Allora, visto che vi stanno veramente tutti cercando, io ve lo dico: se esce da 66 in su, c'è un problema. Però potevamo dirlo nel riassunto che eravamo con sembianze uomesche, perché vero. Io, cioè, non posso ricordare tutto. Cassiopeia se lo ricordava. Vabbè, ma brava, abbiamo una memoria diversa. Una memoria diversa. Da 66 a 100. E poi la costruiamo. Vado, Va bene. Quella! Il brivido! Il brivido, signore e signori. Mentre dici questa roba e c'è il boato dopo, in realtà c'è un uomo che fa una scorreggia talmente potente, talmente potente, che uccide una signora che stava passando di lì, che cade a terra. No. Sì, 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 è morta, purtroppo è morta. Oh. E quella scorreggia, scusate, ve la devo fare perché non la volevo fare, cioè la devo fare. Aveva mangiato fagioli per cena. No, ma e muore una signora e gli astanti fortunatamente non sentono quello che stai dicendo. Quindi Cassiopeia ti fulmina con lo sguardo ed è sicura che da adesso in poi tu non commetterai più lo stesso errore. Assolutamente. Infatti sicuro. Dico immediatamente: Giorgio, mio caro amico Giorgio, io che mi chiamo Corrado ti chiamerò Giorgio. Esatto. E poi dico: voglio tutto. Ok, perfetto, possiamo andare avanti. Dunque, ripetimi i costi del babà, del panzerotto e della spugna, buon uomo. Certo. Allora, il costo del babà è 40 monete d'oro al pezzo. L'ultima volta era 25. Perché dovrei svendere così tanto? Possiamo portare a 30? No, mi scusi, signore, ma non è svendere, è il costo che ci aveva detto prima. Va bene. Il primo babà possiamo farlo a 25. Va bene. Quanti babà a disposizione? Ne ho, se non sbaglio, fammi controllare un secondo. Va a vedere nel carretto, poi torna. Ne ho 4. Senti, ma non è che ce l'hai senza lattosio? Ho un po' di timore. Sì, posso guardare. Dai, allora abbiamo detto il primo 25 e gli altri tutti 30, giusto? No, il primo 25, gli altri a prezzo base di vendita. Allora, io posso... Intanto ti compro il primo a 25. Gli do 25 okay. monete d'oro. Ok. No, fermo, Giorgio. Prima decidiamo cosa comprare in toto. Vediamo quanto ci chiede e poi gli offriamo i nostri soldi. Non comprare a metà. Va bene, mi riprendo le mie monete e gli ridò il babà. Siete delle strane persone. Allora, Troiolo. Ti chiami Troiolo, giusto? No. Sì, si chiama Troiolo. Neanche... sì, no, purtroppo... No, aveva un nome. Si chiama proprio Troiolo. E tra l'altro Troiolo è un nome che ha Mirabia e comunisti. Cioè, tutti Troiolo. Troiolo, vai. Troiolo, mi avevo puccito. Però, Troiolo. Sì. Perdonate il mio amico Giorgio, sì. Lui ci tiene sempre molto a dire che è intollerante al lattosio. Quindi quanti babà senza lattosio avete? A me ne basta uno, poi gli altri li possiamo prendere normali, così l'assaggi pure tu. Ho 2 babà senza lattosio. Li prendiamo. Poi, quanta roba entra nel panzerotto ripieno? In chili e per altezza e larghezza. 3 metri quadrati di mercanzia può entrare dentro il panzerotto. Beh, tanto. Prendiamo anche quello. Okay, poi segno. C'era un'altra cosa. Attenzione, il panzerotto che mi ricordavo costa 600 monete d'oro. 250 costava. Sono ben 150 monete di... Tranquillo, Giorgio, dopo parliamo di soldi. Poi, okay. Che cos'altro c'è? Allora, posso offrirvi le spugne al limone? Posso offrirvi una mela al giorno, posso offrirvi il lardo dell'adaro, la spremuta di meningi,
ho un, una botta di zuccheri. Questo ho quest'oggi. Allora facciamo uno di tutti. Tutto okay, preso. Segno tutto. Quanto è il totale? Tutto in singola copia? Sì, tranne i babà ne prendiamo 4. Ma poi mi scusi, che cosa fa? Ci ha spiegato la spugna, il panzerotto e il babà, non ci ha detto il resto che cosa fa? Ce lo può... non avete chiesto. Allora, il babà vi ho detto, la mela al giorno. Toglie il medico di Thor. Evidentemente basta lo fa. Un morso e rinvigorisce. Okay. Lardo del lado, se ve lo spalmate addosso, siete molto più bravi a sgattaiolare nella notte e non farvi vedere. Ma in che zone del colpo si spalma il lardo? Dove volete essere più furtive, non, furtivi, non saprei... Se io voglio avere i piedi furtivi e tutto il resto del corpo no? Come funziona? Lo spalma sui piedi. Ed è a singolo utilizzo? Propongo una scatola con 5 blister all'interno. Mi perdoni, ma nel momento in cui io lo voglio applicare sui piedini, devo utilizzare comunque le scarpe o devo essere scalzo? No, può usare le scarpe senza problemi. È fantastico. È magico. Io cucino solo cose magiche. Questo non so se era chiaro. Dica, la spremuta di meningi, che cosa... Spremuta di meningi ti rende tanto, tanto, tanto più intelligente fino a quando vai a dormire, poi il giorno dopo un po' meno dell'originale, ma poi torna tutto a posto. Questo potrebbe sicuramente servire a Vincenzo. Potrebbe servire a Vincenzo, sono d'accordo. E dentro di me penso, qual è Vincenzo? A chi si sta riferendo? Tanto abbiamo già detto che prendiamo uno di tutto. Sì, infatti io sono curioso del prezzo. Esatto. A quanto siamo arrivati, Troiolo? Allora... In totale posso farvi un prezzo di 650 monete d'oro. Allora, secondo me, volevi dire 500. Mi fa morire che la prima frase che tu dici è uno che ti dice prezzo. Allora, tu volevi dire un'altra cosa. Tu volevi dire 590, perché con 650 io ci compro anche il tuo silenzio. Il silenzio su cosa mi permetta di capire? Noi, io e Giorgio, non siamo mai stati qui. Non siamo mai passati da qui. Non abbiamo mai parlato con te, Troiolo. Accetto 650 monete d'oro per il mio silenzio anche allora. Più l'omaggio. Posso infilarsi un altro babà in omaggio? Andata. Perfetto. Quindi alla fine avete pagato esattamente quello che vi ha detto Troiolo, con una supercazzola che vi ha fatto lui a questo punto a voi. Ok, volevo solo capire se avevo sentito... Non sappiamo seguito. I prezzi delle altre cose. Ok, vabbè. Tu non lo sai, Master, ma Corrado... No, infatti non lo so, non lo so. Non lo sa nemmeno Corrado, secondo me. Non lo sa nessuno. Vabbè, comunque. Quindi, prego, andate avanti. Io mi ricordo che c'era qualcuno che aveva attirato la mia attenzione. Aspetta, avete preso, quindi? Sì. Abbiamo dato i soldi, abbiamo preso... Ok, allora, sì, effettivamente chiudete la compravendita per nulla imbarazzante con Troiolo, con Chef Troiolo. Sì, c'è un uomo alto, uno stecco di essere umano con questo nasone, pochi peli in testa, vestito in realtà un po' trasandato, un po' rovinato, nella parte nord-ovest, più o meno qui. E lui sta lì e ogni tanto vi guarda, ogni tanto vi scruta, ma parla da solo. Giorgio, dimmi, Corra. Secondo me ci sta provando con me, però potrebbe anche provarci con te, secondo te. E lo indico con un gestino tipo della testa con la spalla, così, nel senso... Fammi uno steltino, dai. Prova a pregarla così. Vabbè, io... Guardo un attimo Corrado, Master, com'è esteticamente? Che ne so, com'è Corrado esteticamente? Mica ho disegnato io. Corrado. Raccontati, Corrado. Corrado, come sei? Corrado. È in bagno, sicuro. Sicuro. Ma... No, Corrado sei tu. Sei tu, Corrado. Sono cieca, sono muta. Chi sono io?
Io non capisco, è sicuramente in bagno, ma chi? Cosa è sicuramente in bagno? Ma poi la domanda era un'altra, è come sei vestito? No, è come esteticamente, perché okay. Giustamente mi ha detto, non o lo ci so, sta provando con me o con te, quindi io pensavo di descriverci esteticamente e capire un attimino chi potrebbe... Descrivetevi, com'è Conrad? Allora, Conrad ha un grosso naso. Perché si sa che grossi nasi significano molto. Certo. E poi ha delle spalle abbastanza larghe, ma che si chiudono in una vitina molto stretta. Ok. Quindi è tutto molto spalle con questo nasone. E poi ha questo pantaloncino tipo binocchietto tagliato a triangolini verso molto alla pirata, okay. E verso le ginocchia, e gambe pelosissime. Veramente pelosissime. Una roba, okay. E poi ha dei calzini arrotolati bianchi che si infilano in una scarpettina marroncina. Comunque è una guardia del concilio, no? Giusto? E quindi sulle grosse spalle, esatto. Ha anche un'armatura. Esatto. E poi ha un elmo sulla testa dal quale esce fuori solo il naso. Perfetto. E invece com'è Giorgio? Giorgio ha dei capelli di media lunghezza castani, un bel viso mascolino, ma con quel tocco un po' elegante. Ci piace. Un po' raffinatino, un po' lord. Ok. Questa tunica da stregone / mago. Sì. Quindi questa tunica molto elegante con tutti i merletti, molto ben decorata, di colore blu scuro, col bordino però un turchese leggermente più chiaro, stivali e un pochino di pettino villoso. Bello. Se me lo concedete. E vorrei gli occhiali. Ce li hai. Da studioso. Perfetto. Ok. Effettivamente vi guarda questo tizio, non sapete perché, non sapete chi sia, ma vi guarda in mezzo a un sacco di gente, un sacco di persone che continuano a scorreggiare e comprare e vendere. Il mercato è veramente vivo e peraltro comunque vi sembra, e ve ne siete accorte anche quando Qualacqua per sbaglio ha chiamato Cassiopeia col suo nome, vi rendete conto che forse qui l'annuncio di Soti Grabbel, sì, è arrivato sicuramente, siamo a Mirabbia. Però è come se il mercato fosse comunque una parte a sé della città. Cominciate a capire che forse avete fatto bene a venire qui, perché era veramente un'idea buona quello di mischiarsi in una zona diversa, nuova di questa città. Passiamo adesso a Mistral, Sinin e Cornelia, che invece si trovano all'interno del cimitero della gioia, e che di gioioso ha sì qualcosa. Ricordo che avete visto gli zombie tentare di andare a ritmo, insomma c'è della gioia, ma è una gioia strana, una gioia macabra, ok? Avete visto, e scorgete questo grosso occhio come di un mostro incastrato nel terreno che cerca di guardare, a quattro pupille che guardano in quattro punti diversi del cimitero. Avete interagito con due statue dove c'era questo spazio per inserire una mano. Che è successo? Sono comparsi due zombie. E? Ti è arrivato un raggio contro e avevi detto che sembrava che il raggio potesse provenire da quella direzione. In questo momento escono altri due zombie. Ok, adesso mi è tutto chiaro. Tre zombie, scusatemi. Vedete che gli zombie fondamentalmente stanno uscendo dal terreno. L'ultima volta che avevamo sentito la voce di qualcuno che diceva di Soti Grabbel che la deve pagare. Sì. Capisco da dove viene più o meno la voce. Viene da ovunque. Urlo e dico: abbiamo un nemico in comune, aiutaci. Senti solo una risata. Basta. Tutta intorno a te. Senti una risata enorme, piena, grave, che riempie l'intero cimitero. Ok. Allora, dico, ragazze, dobbiamo trovarlo. E quando dici questa cosa, sono usciti i tre zombie, lanciate l'iniziativa e si inizia il combattimento. Sta a Cornelia.
Allora, ti rendi conto, Cornelia, che in realtà questi zombie danzano a un ritmo che nemmeno senti, sì, come se fosse il ritmo della terra. Ti vogliono attaccare, ma dentro di te sai che non sono loro i nemici su cui ti devi soffermare. Cioè, in qualche modo è una questione un po' più grande quella che stai per affrontare. Io vorrei provare a fare tipo un salto, così per finire di qui senza essere beccata dai... Ah, addirittura? Però zì, vabbè, te lo posso far fare perché stanno ancora uscendo la terra. Mi fai un Athletics, per favore, vai. Beh, 18 è buono. Mi fai, Gallo, mi fai una controprova di destrezza, per favore? Tira basso, grazie. Riesci a saltare, effettivamente. Vedete Mistral Sinin, vedete Cornelia che rizza le orecchie e con uno zompo incredibile riesce a passare oltre i due zombie. Poi cosa fai? Mi voglio avvicinare all'occhio. Quando ti avvicini, tutte e quattro le pupille ti osservano e sbattono ogni tanto la palpebra e ti osservano. Non succede nient'altro. Ok, ma mi stanno guardando, secondo me, male o mi stanno guardando e basta? È esattamente con l'espressione che vedi qua. Non bene, diciamo. Allora io contraccambio lo sguardo, passando tra un po' guardo prima una pupilla, poi l'altra, così, giusto per non farle sentire da sole. E chiedo, eri tu che stavi parlando? Mi rivolgo all'occhio. Non ti risponde. cioè, dici, avesse una bocca potrebbe farlo, per esempio, no? Abbiamo sentito parlare tutto intorno, magari. Chiaro. Voglio senso, dire, esiste la magia, parli attraverso la vero, magia con me. Questo è verissimo. Mi giro verso le mie compagne e dico, secondo me è inutile che perdiamo tempo, tra virgolette, con questi zombie. Proviamo ad andare oltre, tanto ora che ci inseguono. Ok, passi il turno ed è Mistral. Yes. Che fai? No, però io ho paura di subire altri danni, in realtà, quindi la prima cosa che faccio è attaccare questi zombie che stanno uscendo dalla terra, perché prima di passare non sono così agile come la mia amica canide, diciamo. Esatto. quindi attacco questo con Firebolt. Ok. Però non iniziamo. O forse l'hai preso, no. L'hai preso. Ah, usted. Ok. Sì. E lo prendi veramente, veramente bene. L'hai quasi buttato a terra. Poi? Vorrei spostarmi leggermente, quindi vado qui. Ok. E basta, passo il turno. Allora, lo zombie cosa fa, Gallo? Va verso la prima cosa che vede vicina. Certo. Che altro vuole fare un zombie? Non colpisce e finisce il turno. E invece l'altro zombie è diverso, cioè ha un altro piglio lui, oppure anche lui è così. Lei, tra l'altro, questa è una donna. Lei odiava i saltatori. Lei lo odiava, vero? C'ha proprio questa avversione verso... Ok, perfetto. Sì. Per cui andava verso di qua. Sì. E non colpisce anche Non li lei. Odiava poi così tanto, possiamo dirlo. Cioè, sì, li odiava, ma andava bene anche averli comunque nella vita. Sinin. Io mi sono stufata di questi zombie già dal primo incontro, e quindi fendo l'aria con la mia spada lunga. Ok. Con quello davanti a me. Beh, le sa che l'hai preso. Beh, vale. Gli zombie, anche quando subiscono danno, se uno subisce danno, gli altri danzano a quel ritmo. Vedete che sono proprio ballerini. Vi manca qual'acqua in questo momento, vi manca un po' la presenza di qual'acqua. Poi che fai, Sinin? Se lo rivedo ancora in piedi, provo a ricolpirlo nuovamente. È in piedi, sì. Però non sta messo benissimo. Ok, l'hai preso? Bene. Beh. Ehi. 18. Dai. Ehi. No, l'acqua è lì con voi. Sentite il ritmo di quell'acqua nel cuore. Benissimo. Lo zombie viene totalmente fatto a pezzi dal fendente di Sinin. È il turno dell'altro zombie, colpito quasi a morte. Mi posso spostare? È tua. Vai. Allora, questo zombie non è furbissimo, per cui prova ad andare verso Mistral. Sì, non lo è. Mi fa 1, 2,
tra lei hai l'attacco d'opportunità, se direi così. Scusate. Vabbè, l'hai comunque preso. L'hai preso. Se l'hai preso. Lancia i danni, ma in realtà anche se fai 1 e 1 è morto. Ah, non è vero. Vabbè, morto. Allora, mentre lo colpisco, sì, dico, dalle mie parti un certo Michele, figlio di Jack, vi avrebbe potuto prendere nella sua band di zombie ballerini. Wow. E lui però ovviamente non capisce nulla di quello che tu... No, no, lo dico tra me e me. Esatto. Vai, Cornelia. Visto che questo, a quanto pare, vuole... vuole le botte, lo provo a prendere con... io ho una simpatica scimitarra, provo a prenderlo con la scimitarra. È simpatica? Simpatica, sì sì sì. Ok, lo dirò, perfetto. Adesso sì. Ok, l'hai preso. Ok, l'hai preso, gli hai staccato un pezzo di braccio. Ma lui com'è che sta ballando? Cioè, nel senso... È un ritmo che va... E provo, dopo che gli ho tirato così, provo a imitarlo. Provo anch'io a mettermi a ballare così come fammi, fa lui. Fammi una performance, va. Performance, qua. Me la fai, pure, me la fai pure te, Gallo? Ti prego, fai uno. Beh, non credo che lui di performance. Meno due. Allora, Cornelia, brava, ha fatto una cosa molto divertente. Vedi che quando tu ti muovi e prendi il suo ritmo, a un certo punto lui è come se fosse totalmente charmato da te e segue il ritmo che fai. Ed è... Top! E sta al tuo ritmo. Cioè, non ti sembra nemmeno più che ti stia attaccando. Passi il turno? Allora, sei lì che balliamo, esatto, sì? E mi metto a fare il conga-longa. Il conga-longa, perfetto. Conga. Va bene. Conga-longa, e lui fa così. Proprio il conga-longa. Lui sta proprio lì a fare tutto quello che top. Fai. Mistral. Top. Mm-hmm. Allora, visto che sono un po' stranita dalla situazione, però voglio avvicinarmi all'occhio. Ok. Però non posso andare. Fai il... sì. Anzi, no. Intanto... Per sicurezza mi casto ritiro rapido, sì sì, è sì. Quella, in modo che posso usare un'azione, ed è un'azione bonus questa, i prossimi turni ho il doppio del movimento. Ok, brava. Mi quanto dura? Solo lo slot. 10 minuti a concentrazione, usi l'azione bonus per scattare. Ma dal prossimo turno, giusto? Sì. E allora per ora mi fermo qua. Ok, e? Vorrei castare sempre Firebolt, però stavolta sull'occhio. Ok, vai. E non posso, penso, targettarlo, quindi... Ok, là ti dico quello che succede. Il Firebolt viene assorbito dall'occhio. Oh. E poi... Ping, ok, ping. Non vedo cambiamenti. Zero. Nell'occhio. Zero. E passo il turno, allora. Lo zombie, in realtà, continua a ballare... al ritmo del conga longa di Cornelia. E passa il turno. Sinin. Grande zombie. Ok, io sono tipo face palm così a guardare questa scena. Cornelia che balla con, lo, esatto, con anche con un po' di, cioè, no. Sei un po' infastidita. E lo attacco a vantaggio che sì, è flancato. Ma poverino, ma sta ballando. Esattamente quello che sta facendo. Sta ora gioia. No. Però l'hai preso. Vabbè. L'ho preso? Poverino. Mi sa di sì. Mio amico di danze. 13 danni. Praticamente lui continua a ballare, ma non ha più le braccia e non ha più la testa. E quindi tu vedi tipo un tronco con le gambe che continua a ballare così e sta per crollare a terra. La dance macabre. Poverino. Okay. È veramente una scena. È veramente una scena di uno orribile. Orribile. E io volevo farlo, dato che splatter a questo punto, io lo farei proprio dritto per dritto, dall'alto in basso. E quindi Cornelia vede questa scena in cui si aprono le due metà fiore dello zombie e fuoriuscire Sinin piuttosto sconcertata. Quando tu lo tagli in due, vedi comparire me che ti guardo tipo
Poverino. Tieni un po' affezionata, tieni un po' affezionata e così. Sì, allora, un pochino. Davanti a voi c'è l'occhio. Me lo guardo, faccio tanto, ne troveremo un altro. Esatto. Sotto la terra sentite che si muove qualcosa. C'è del movimento e davanti a voi vi descrivo quello che vedete. Davanti a voi c'è una strada che prosegue oltre l'occhio che in questo momento vi sta guardando. Vedete in fondo verso qua una sorta di piccolo altare. Fatemi tutte e tre un investigation. Ok. No, non potevamo fare un insight. No. C'ho più roba all'insight. È andata così. Mazza che schifo. Vabbè, Cornele, però diciamo... Mazza che schifo parla per le altre. Hai ragione, On fire. Stasera on fire. Allora, qua, più o meno qua, Cornelia... Vedi, sì. una scavatina, come se la terra fosse stata un po' scavata a mano da qualcosa. E poi vedi qua una sorta di piccolo altarino con dei pezzi di pietra. Mm-hmm. E basta. E poi c'è una curva potenzialmente che gira verso nord. Allora, io dico... Io sto continuando a ballare, sì, nonostante quello là... Così io continuo a ballare, sì, non mi frega niente. Sì. E dico, ma lo vedete anche voi, quella scavatura là? E mentre lo dico mi avvicino, ballando. Io la seguo, ma prima di andare verso di lei mi fermo all'occhio e vorrei proprio... mettere un dito in un occhio proprio letteralmente. No, in realtà tocchi, sì, sì, tocchi la sensazione qua. È un po' spugnosetto, okay. E bagnatino, ma non c'è niente, semplicemente vedi che le quattro pupille ti guardano, è come se andassero a curiosare il dito con cui tocchi, e che quando tocchi in realtà è come se stessi toccando una gelatina un po' indurita con una velina, una tensione superficiale, okay. Di qualche tipo di superficie un po' gelatinosa, un po' schifosa. E io dico, ne ho viste di cose strane, ma questa mai. E mi vedete prendere il mio quaderno degli appunti e scrivere per appuntare cos'è questa roba. Anche il suono, cioè l'onomatopea di... Sì, è proprio, certo. Cioè, io ho degli incantesimi che mi permettono di avere questo libro magico. E niente, poi seguo Cornelia. Okay. Io vado verso l'altarino, sempre ballando. Così. Allora, innanzitutto, quando vi allargate verso nord, vedete che effettivamente c'è altro. C'è un'altra statua illuminata verso nord. Ci sono altre tombe in giro per tutto il cimitero. Cornelia, non sarebbe un cimitero se no. E questo è verissimo. Cornelia, ti avvicini all'altarino, giusto? Sì. È un altarino su cui ci sono quattro piccole statue. Sembrano, sono rimaste in piedi solo le gambe e la parte bassa della statua. Fammi una perception. Vabbè, sì, ciao, vabbè. Guarda, te li trovo tutti, ti trovo anche i piedi del sedere. Sì, sto cazzo. Allora, innanzitutto ti rendi conto che c'è del movimento a sud, verso la scavatina. Verso la scavatina. Ma questo non ti stavi concentrando su questa roba, ma hai fatto un lancio talmente alto che il tuo cervello, cioè il tuo sesto senso ha anche capito quello, che c'è qualcosa che si muove lì dentro. E ti rendi conto che effettivamente riconosci dei pezzi... che sono lì in giro, sai che effettivamente quelle quattro basi corrispondono a quattro statue del cimitero. E due probabilmente sono quelle che già avete incontrato. Sì, Nin, tu ti stai avvicinando alla... dove c'è la scavatina? Sì, esattamente. Ok. Perché ce l'hai indicata, no? Anche. Ok, effettivamente. Quando mi accorgo di questo rumore così, vi blocco, cioè nel senso vengo verso di voi e vi blocco e mi poi fate, vi faccio segno. Mi fate tutte di e tre, ascoltare. Tutte e tre stealth, per favore. Maronne. Io sono stealthissima. Però vedo che ti muovi. Senti un gemito. Provenire da lì sotto. Oddio, lo sento anch'io. No, lo sentite tutti e tre.
Quindi c'è proprio un buco grande. C'è una... No, tu immaginate questo, adesso che mi chiedete questa roba, quindi. C'è delle fratte, delle frasche, posizionate proprio per coprire qualcosa, un passaggio, una scavatina, qualcuno che evidentemente... Io vado là e tolgo tutto, apro tutto, cerco di capire dove è l'entrata. Faccio un putiferio. Vedete, c'è una tomba, un sarcofago enorme, messo in mezzo al bosco. C'è un... fatemi un investigation, per favore. Vediamo quello che vi vedete. Vantaggio a Sinin. Thanks. Oh. Molto bene. Molto bene, Sinin, grazie. Vedi che qualcuno ha... percorso lo spazio intorno al sarcofago per andarsi probabilmente a nascondere dietro, e senti anche un respiro. Cosa fate? Io preparo l'arma. No, io sono già dentro. Ah, ok, perfetto. Ti seguo. farei un cenno a Cornelia, nel senso di circondiamo il sarcofago. Okay. Quando andate dietro al sarcofago, vi racconto quello che succede. C'è un ragazzotto un po' sovrappeso, col fiatone, che vi guarda appena vi vede, e ricordiamoci, voi siete guardie del concilio. Lui è pietrificato, è un ragazzo, e dice: no, no, mi avete trovato, io vi giuro non c'entro niente, non sono uno spacciatore, vi prego, non sono uno spacciatore, non c'entro niente, vi prego. Ed è in ginocchio e sta piangendo e sta tipo tremando come una foglia. Calmati, non ti stiamo facendo per ora nulla di male. Perché per ora? Perché? Lui piange, è disperato, ragazzi, sta per tipo prendere un infarto. Cioè, io quando lo vedo, cioè, mi crescono le palle e mi cadono, perché speravo che che fosse qualcun altro. E lui fa: sono palesemente... io sono qui per la mia nonna, sono qui per la mia nonna, voleva dei frutti di Bleu, non sono uno spacciatore, non c'entra niente la droga con me, vi prego, non portatemi dal concilio, vi prego! No, allora, no, vai tranquillo. Tu rispondi alle nostre domande e noi ti tratteremo con il dovuto rispetto, diciamo. Capiamo cosa sta succedendo. Di che droga stai parlando? Voi mi state ingannando, perché voi siete le guardie che sono qui per me, perché non come fate a non sapere? Rispondi sinceramente. Tu rispondi alla domanda. Stiamo cercando di intimidirlo abbastanza, però... No, ma non c'è bisogno manco di... Cioè, metto una mano sulla spalla. Anche dietro. Con uno sarebbe intimidito. Veramente, cioè, capite che effettivamente, se è vero quello che vedete, è un ragazzotto che non voleva proprio vedere voi. Voi, concilio, guardie. E vi dice... Che cosa volete sapere? Vi prego, se io vi dico tutta la... Io vi dico tutta la verità. Però poi posso tornare da mia nonna, vi prego. Come si la esce da qua? È importante. Quindi tu dici la verità. Decideremo noi. Come si esce da dove? Da qua? Dal cimitero? Dall'uscita. Dov'è l'uscita? È in fondo al viale. Dovete andare verso nord e poi proseguire verso est. E alla fine, dopo la quarta statua del Milite Ignoto, potete uscire. Bene, bene. Vediamo che sei informato sulla geografia. Lui ha una paura fottuta di te, Sinin. Cioè, è proprio tipo quando tu parli, lui... Io ve lo dico, gli sta per... Qual è la verità che gli sta per piano infarto, eh? Gli sta per piano infarto. Cioè, nel senso, vi ripeto, l'avete intimidito tanto... Lo vedete proprio che sta tremando e piangendo in modo grave. Io lo abbraccio. Allora... No, quando tu polizia vai per abbracciarlo... No. Lui quando... Cioè, capito? Lui quando vai per abbracciarlo tipo fa gattona all'indietro. No, no, ti prego, non mi toccare, vi prego, basta, mi hanno già picchiato abbastanza, vi prego. I vostri colleghi mi hanno già fatto tutto il male che potessero fare. Io non sono nessuno, io ero qui per prendere dei flutti Bleum per mia nonna. Mia nonna non fa cose... Fa una pausa. Legali! Ma io non c'entro niente, lei è molto cattiva, quando si arrabbia mi fa molta paura, più paura di voi. Io vorrei capire se dice la verità. Inside.
È esattamente quello che ti ho detto, non sai più di questo, meno di questo. Vi prego, sono disposto a tutto per essere libero. Vi prego, voglio tornare da mia nonna, perché... perché se voi mi mandate nella dimensione dell'ombra, lei mi viene a prendere anche lì, io lo so. Quella maledetta. Quindi tua nonna ti dà anche il resto. È una persona potente. No, mia nonna è una persona bastarda. Non ti permettere di parlare così di tua nonna. Ok, sì, scusami. Bamboccio. Scusami, lui sta tipo piangendo. Ogni volta che parli tu lui è veramente un fiume di lacrime. Un fiume di lacrime e di... anche di cacca. Ragazzi, si è cagato addosso. Cioè, si è pisciato e cagato addosso. È uno spettacolo. È uno spettacolo veramente orribile. Che io volevo fare questo? Cioè, non ditemi voi. Allora. Ma qui sei di Mirabbia? No, non sono di Mirabbia. Però sai come entrare e uscire da Mirabbia? Certo che lo sanno tutti. Entri attraverso i fili della memoria e poi lasci la memoria. È sempre la prima volta, ogni volta che vengo qui e prendo i frutti Bleum per mia nonna, ogni volta mi deve dare le istruzioni perché le lascio qui dentro in una fandonia da Itar. Quindi lasci meglio tutta la tua storia. Sì, è l'unico modo per uscire da qui. Ma non vi hanno detto niente a Dote quando vi hanno lanciato qui a prendere me? O siete qui per un altro motivo? Ah, facciamo le domande noi. È vero. Cacca, altra cacca. Direi che non sono affari tuoi. Altra cacca. Questa veramente... perché c'ha avuto un attimo di coraggio. Perché effettivamente dice, ma scusa, poi... niente, finito. Di nuovo cacca. Sta per morire, ve lo dico. Quindi... sicuro ha preso il babà senza... sicuramente. Con lattosio. No, con lattosio, esatto. Stavo con pensando lattosio anch'io. Sì. E dimmi, tua nonna esattamente dove abita? Mia nonna abita subito fuori in Mirabbia. Ha una casa in mezzo al nulla e vuole rimanere lì. Però non vuole allontanarsi da Mirabbia perché le piacciono tantissimo i frutti Bleum, specialmente quando li mangia a testa in giù. Voi l'avete mai assaggiati? Io guardo Simila. No, ma dimmi, caro amico, un'altra informazione per vedere se effettivamente ci stai dicendo la verità. C'è un occhio in mezzo a questa via. Mm-hmm. Sai a chi appartiene? Ma certo che lo so. Appartiene al cavaliere che ha sfidato Soti Grabbel e ha perso. Bene. Sai anche dove sta Soti Grabbel per caso? No, so solo che io in realtà l'ho conosciuto, ci ho anche parlato. Una volta mi ha invitato in una locanda, abbiamo bevuto, ma poi è sparito ed è un po' che non si vede. L'ultima volta dicevano che si fosse innamorato di una ragazza, ma quella poverina chissà se è ancora viva. Una volta che gli ritira uno schiaffo va a terra e tipo perde i sensi, ragazzi. Va bene, basta, perde i sensi nella sua merda. Lui cade con la faccia nella sua merda e nella sua pipì. Questa è la fine che avete deciso senza nemmeno chiedergli il nome. Questo è veramente uno dei capitoli più bui della storia della Freccia. Una compagnia che è contro i maltrattamenti e contro le... insomma, contro tutto ciò che è male. Avete fatto cacare addosso e svenire nella propria merda un povero pischè. Mirabbia vi ha cambiato. E niente, è senza sensi. Cosa fate? Io con... non voglio infierire, voglio soltanto vedere se ha qualcosa addosso che mi possa dire qualche informazione. Investigation. Svuoto le tasse. Certo, poi. Io me ne vado. Metti che c'ha della droga. Hai lanciato il dado, Sirin? Che devo lanciare, scusami? Fammi un'investigation. Sì, vediamo un po' quello che trovi. Proprio tu trovi due frutti Bleum. Effettivamente diceva la verità. Era proprio lì per i frutti Bleum. Proprio tu, cuoque. Quando glieli vedo prendo in mano... li prendi? Se li prendo e me li metto in tasca. No, se li vedo te li levo. Me li tengo io. No, ragazzi. Mi sembra assolutamente fuori luogo. Cosa fate? Questi sono per quando usciamo da Mirabbia, insieme. Sentite muoversi qualcosa verso nord. La terra si muove. Siamo al mercato, Cassiopeia, Qualacqua. Effettivamente, quell'uomo vi guarda, un po' schivo, un po'... parla da solo, sta dicendo qualcosa, bisbiglia qualcosa, borbotta qualcosa.
Io mi avvicino all'orecchio di Giorgio e gli sussurro. Probabilmente se capisce che stiamo andando da lui potrebbe spaventarsi, sai, noi siamo delle guardie cattive ai suoi occhi. Come me. E poi mi allontano da lui lei e inizio a fischiettare con nonchalance, mi guardo intorno e piano piano mi avvicino allo stecco. Io nel frattempo ho una borsa che sto riempiendo con le cose che mi ha dato Chef Troiolo. Sì. Guardo e cerco di vedere che cosa accade, mentre riempio tutta la borsa piano piano, lentamente, per poter studiare i suoi passi. Fammi... Qualacqua non è uno stealth, sì, è una performance. Subito. Ti avvicini a lui... Lui è un po' intimorito, però si guarda intorno e parla da solo. Vabbè, io non guardo lui, guardo gli altri, guardo le bancarelle. Sì, sì, stai facendo la... fare delle persone, sì, sì, esatto. Sì. Poi appena gli passo accanto, mi giro, lo guardo e faccio... Bam! Stavi guardando me? E lui è spaventato, fa... Non l'ho fatto apposta, non faccio mai niente apposta, è tutta una vita che non faccio cose apposta, eppure... È un po' assente. Capisco che ha più problemi di me. Sì, almeno sei in più di te. E gli dico, tranquillo, non sono arrabbiato. Ok. E vedete che ci penso un po', mi chiedo se effettivamente la rabbia sia, no, l'emozione giusta che lui possa aver. E gli dico, come ti chiami? Miro. E con chi stai parlando, Miro? Quando tu dici questa cosa dici, no, ma in realtà non è vero che mi chiamo Miro, ma io non mi ricordo più come mi chiamo, ma Miro è quello che... è il nome che mi hanno affibbiato da quando... E si gratta la testa. Quando ti per parla... Caso, per caso conosci Tar, Miro? Sì che lo conosco. Intanto io metto l'ultimo babà dentro e inizio a incamminarmi. Quando dici conosci Tar, sì che lo conosco e la sua gente non sarebbe felice di vedermi. La sua gente non è stata felice di quello che ho fatto. La sua gente non è stata per niente felice di quello che è successo. E quindi lo guardo e dico proprio... Il mirabico. Guarda che ce ne sono altri qui di piumati, mica solo Itar. Io non l'ho fatto apposta, quelli volevano 100 colli, ma io ho capito 100 polli, e allora glielo ho inviati. Non l'hanno presa bene. Quando mi chiamavo in un altro modo, e ti giuro non mi ricordo come mi chiamassi prima di tutta questa storia, io qui ero rispettato, ero io che preparavo gli ordini per tutte le città, sai? Quindi tu sei un abitante di Mirabbia? Certo, uno dei più importanti, o almeno lo ero. E sei nato qui? Sì, sono nato qui. E lui tipo quando dice, è come se lo domandasse, è come se non se lo ricordasse per bene. Da quanto sei in questo luogo, qui? Da tanto, nel mercato. Ormai. Da tanto. Ore? Giorni? Mesi? Anni? Sei qui da anni? Dentro il mercato? Si guarda intorno e annuisce. Però c'era un luogo che... No, forse non vi interessa. Sì, ci interessa. Io comunque sono Giorgio. Ma i miei amici mi chiamano Giorgio. Ma ricordami Giorgio. Giorgio. Oh, lui ti spaventa. Che siete due guardie, siete insieme. Perché siete qui? Cosa cercate? Me le guardie mettono un po' ansia, sapete? Shopping, tesoro. Shopping, non vedi? Avete trovato quello che cercavate? In realtà volevamo solo spendere un po' di soldi, sai. Mirabbia un tempo era il centro del commercio di questo regno. Tutti volevano venire qui perché dove c'è un albero di Giala c'è un sacco di frutti Bleum e il mondo intero va matto per i frutti Bleum, per non parlare degli oggetti, delle armi. Mirabbia era veramente un bel posto. Adoravo però girare per Mirabbia, adoravo
la locanda dell'ultimo sorso, specie la spa. La piscina. La spa? Sì, la piscina. Voi ci siete? Ci siete state? Non ci hanno permesso di andare alla spa. Ah, che peccato. Lì ti puoi divertire. Dovresti accompagnarci. Ah, non credo che vorrebbero rivedermi. Bruno ce l'ha con me. Ma dimmi, come hai fatto a ottenere il permesso per entrare nella piscina? Un tempo si poteva. Era aperta. È che è molto pericolosa tutto qui. Se stai lì dentro però puoi vedere cose che qui è impossibile vedere. Senti, ma tu, insomma, conosci la spa, conosci la... hai detto di essere un tizio rinomato qui, insomma. E noi avremmo molto piacere a incontrare Sotigrabel, insomma, è un po' una celebrità qui, sai? Autografo, foto insieme. Ah, nessuno sa dov'è Sotigrabel, cioè, fisicamente non si sa mai dove si va a ficcare, però... però la piscina potrebbe aiutarvi a... a individuarlo da un'altra parte. Miro, quindi, vi ha detto, vi dice che è molto pericoloso. È molto pericoloso scendere lì sotto e tuffarvi. Quella non è acqua. In che senso non è acqua? Ah, quella è qualcosa che Sotigrabel ha dovuto buttare da qualche parte, perché non credete che costruire questa città sia stato un processo sostenibile. E quindi, come si può chiamare, quelle scorie da qualche parte doveva ficcarle. E quelle scorie però hanno qualcosa di positivo. Quella non è acqua, e però di buono è che è collegata estremamente ai sogni, ai sogni di Sotigrabel. Beh, ma scusa, tu che sei esperto, che sei andato alla spa molte volte, io sono un principiante. Quindi cosa dobbiamo portarci per entrare? Ah, niente, il costume. E le ciabattine? È un sacco... no, le ciabattine non servono. È un sacco di coraggio. Sai, Miro, il coraggio servirebbe anche a te per tornare a parlare con Bruno. Sono sicuro che lui... si sia dimenticato ormai di quello che è successo. A Piume se lo sono dimenticato. No, a Piume non se lo sono dimenticato. Dicono che ci sia la mia faccia in giro ovunque. Sono famosissimo lì, lo sai? Miro, secondo me ci stai dando troppo peso. Non sai nemmeno quanto tempo sia passato. No, non lo ricordo. E sono sicura che farà bene anche a te tornare a svolgere le tue mansioni. Grazie, si commuove un po'. Vieni con noi, Miro. No. Noi vogliamo proprio andare da Bruno. No, non sono ancora pronto. Però se andate, magari potete... vi va di lasciarmi un messaggio da qualche parte, di contattarmi, di aiutarmi in qualche modo? Va bene, porteremo il tuo messaggio, se è questo che ci chiedi. E fa sì con la testa. Mirabbia è la mia città preferita, è la mia unica città, io... io sono dispiaciuto di essere visto come quello che ha rovinato tutto. Io non ho rovinato niente. Beh, oddio. 100 polli non sono sicuramente stati contenti di essere... Metto una mano sulla spalla, cioè, di veramente lui... esattamente. e poi mi guardo intorno e con l'altra mano faccio vedere a Miro il mercato e dico: guarda, non hai rovinato niente. È tutto bello così come lo ricordi. Una lacrima effettivamente scende dall'occhio sinistro di Miro e ti abbraccia fortissimo. Quando lo abbraccio, sì, percepisco qualcosa di strano in lui, oppure è materico come sono materia io, e effettivamente è una persona, cioè nel senso sento battere il cuore, cioè voglio capire se... Come fa a campare senza dormire per tutto questo tempo? Non lo sai, ipotizzi Mirabbia, in qualche modo. È stato un piacere, Miro. Andrò a calarmi. What? È un easter egg. Certo. È un easter egg, ok. È un easter egg, Vabbè, comunque... Io mentre ci vado a calarmi, lo guardo come per dire...
Eh? What? Quindi cosa fate? Hai ragione, Giorgio, hai ragione. Andremo a calarci. Ve ne andate da lì? E... ci spostiamo da Miro, suppongo. Io vorrei fare un attimo un giro veloce di tutte le bancarelle, vedere se per caso hanno un nuovo telomare di Versace. Ma se non ce l'hanno, pazienza. Allora, ci sono banchi abbastanza anonimi di venditori che vendono merce abbastanza classica che si trova in praticamente tutte le botteghe di qualsiasi altra città. Però Driando c'è un'altra bancarella particolare. Sul bancone vedi della merce varia. Non sembra avere un tema quello che c'è sul bancone. Dietro al bancone c'è una donna anzianissima, però sembra particolarmente vispa ed entusiasta della vita. Signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come posso esserle utile? Ma mi racconti che cosa c'è su questo splendido bancone? Vabbè, allora, quest'oggi abbiamo dei bracciali molto particolari, vengono dal nord. Abbiamo un anello che serve in casi di emergenza. Abbiamo un amuleto che rivela dei segreti. Di che tipo di segreti? Dei segreti segretissimi. C'è una zuppa. Poi signorina, ho una bacchetta. Mi chino per essere ad altezza anzianetta. Mi dica. Che costo ha l'amuleto dei segreti segretissimi? Ah, ma io non accetto denaro. Non sono disposto a darle il mio corpo. No, io accetto barzellette. Signora Meretra, io sono qui per raccontarle una barzelletta. Ecco fatto. Non mi chiamo Meretra. Sì, purtroppo si chiama proprio... cioè, è proprio il suo nome, l'ha indovinato. Tra l'altro, no, a caso. Non può essere. No, ti giuro. Non è possibile. Ma non è colpa mia, l'ha proprio... Ma l'ha indovinato. Io sono qui per raccontarle una barzelletta in cambio dei segreti. No, non funziona così. Non funziona così. Di tutti gli anelli e di tutti i braccioli. Allora, praticamente, accetto una barzelletta a persona al giorno. Quando avrò sentito la barzelletta, sceglierò per voi un oggetto da ottenere. Signora Meretra, le mie figlie hanno sposato due salumieri, quindi ho due generi alimentari. Tira su performance. A me ha fatto ridere. Bonus. No. Anzi, forse hai un malus. No! Brava! E ho fatto 33. Musica. 33. Musica. È la barzelletta più bella che sento da mesi. Molti, molti, molti complimenti. Proprio per questo le darò non uno, ma due dei miei oggetti migliori. Mi passa una moneta più grossa del doppio rispetto a quella che è una normale moneta a cui sei abituata. Si chiama moneta del destino assoluto. E poi ti passa un taccuino relegato in pelle pregiata nera, che è tenuto insieme da un laccetto rosso di cuoio. E sopra c'è scritto il diario del pettegolezzo XOXO. Ti passa questi due oggetti. Mentre li prendo dico, mi può spiegare, signora Meretra, che cosa fanno questi due oggetti? Allora, la moneta del destino assoluto può significare enorme fortuna come enorme sfortuna. Basta lanciarle in aria quando si vuole appunto scoprire il proprio destino e a seconda di dove cade si scoprirà se è molta fortuna o molta sfortuna. Invece il diario permette di mostrare un segreto casuale su una persona ed è un ricordo sincero, ok? C'è però un piccolo problema. Dopo che si è scoperto il segreto, c'è la possibilità che la persona che ha ricevuto il segreto possa reagire in diversi modi. Le offro uno scambio. Le ridò la moneta e mi dà un altro oggetto. Un mio amico, Vincenzo, può fare esattamente questa cosa qui. Non ho bisogno della sua moneta. Sì, infatti, signora. Bastante. Normalmente non accetto scambi, però era molto bella la barzelletta. Ti dà una coppia di bracciali
che sono un paio di bracciali molto lunghi, che coprono fino al gomito, e sono ricamati in lana di pecore delle terre del nord. E ti spiega: quando abbracci una persona indossando questi abbracci, è molto probabile che tu riesca a calmarla. Dentro di me penso: ma questa roba è inutile. Io stavo pensando che li voglio. Beh, ma io sono Cassiopeia. Non posso scambiarti di nuovo, vero? No. Faccio sì con la testa perché penso anche lei crede che sia inutile. E vabbè, mi infilo questi bracciali di lana e mi metto il taccuino in tasca. E poi guardo Giorgio. Io ti guardo un po' disgustato perché temo tu voglia abbracciarmi. Appoggio una mano sul bancone con fare molto elegante, molto sexy, e casto amicizia sulla signora Megera. Contespella. Non è la prima persona che ha provato questo metodo. Mi sono dovuta, come dire, premurare. Sbottono parte della mia camicetta e ancora un po' di petto villoso salta fuori. Giovane. Appoggio non è più mano ma è gomito, quindi sono proprio appoggiato vis-à-vis con la signora. Io vorrei quell'anello, signora, ma non sono molto bravo con le barzellette. Giovane, il mio tempo è un po' passato da quel punto di vista. Lo vedo, ma non è un problema, vorrei quell'anello. Io dico: Giorgio, vuoi che ti dica una barzelletta? Dai, sì, io. Sì, per favore, mi avvicino. Ragazzo, scoppia di salute, feriti i genitori. Lo ripeto esattamente sempre sottovoce come me l'ha detto. Dillo allora, fallo. Mi riavvicino. Ragazzo, scoppia di salute, feriti i genitori. Musica. Meretra. Performance. Vai, vai che si veglia. Performance. Questo voglio vederlo. 22 è ok, eh? Prego. Giro e faccio un occhiolino qua là qua, che mi ha consigliato la barzelletta. Annuisce, divertita. E prende un bauletto, lo apre e vedi che su un cuscino di velluto c'è un anello che sembra proprio fatto di carta igienica. E ti dice: è il mio. Ecco a lei, l'anello delle emergenze. Posso avere anche il cuscinetto di velluto? No. Sicuro utile. L'anello delle emergenze, appunto, quando si sente di avere un'emergenza, ti trasporta al bagno più vicino. Sarebbe servito per Cornelia. Il nostro amico. Vi devo dire. Ok, quindi avete preso gli oggetti. Cosa fate? Torniamo alla locanda, Giorgio. Sì, così potrà sbolognare a qualcuno questo anello. Ok. Che quindi... ne dici te, per fare la strada? Ci mettiamo un po' di lardo da qualche parte. Rabbrividisco, mi viene un brivido terribile al pensiero di dovermi spalmare dell'unto addosso. Non è il tuo corpo, Giorgio. Dammi un secondo, mi avvicino al tavolo. Mi scusi, chef Togliolo, una cortesia. Quanto unge questo unto del questo guanciale che ci spalmiamo? Capisce, no? È lardo, quindi abbastanza. E come posso pulirlo? Quell'anello dell'emergenza. Oh no, ti prego, non la voglio mettere quell'anello, è disgustoso. Non ce la faccio, non ce la faccio, Corrado. Beh, nulla. Grazie comunque. Torno indietro. La pelle d'occa così. Meretal si avvicina mentre andate via e velocemente vi dice: ragazzi, mi avete fatto molto ridere, per cui vi lascio questo piccolo regalo. Oh. E vi dà un sassolino. Ah. Con un biglietto con sopra scritto la tua amica Petala. Bellissima. Se voi lanciate Petra tornerà magicamente nelle vostre tasche. Se invece appoggiate Petra in un posto, lei rimane lì. Perché lei torna indietro. Indietro. Petra torna indietro. La conoscete allora? L'amica di Meretra, certo. Buona giornata.
Buona giornata, io direi. Giornata. Ok, quindi voi vi avviate verso la locandola, ma vi spalmate l'untolo? No, oppure... Io mi spalmo un po' di untolo. Se lo spalma Giorgio, te Corrado, che fai? Io mi spalmo un po' di unto e poi abbraccio Giorgio. Quindi... No! E quindi gli do un po' del mio unto. E si calma anche. Ok, anche nella vita vera. E si calma, esatto. Ok. Ok, andiamo. Esatto.